L'indagine della Guardia di Finanza era scattata nel 2011, ora per Fabio Cannavaro arriva il processo. L'ex calciatore e capitano della nazionale italiana è accusato di dichiarazione fraudolenta e il prossimo 24 ottobre dovrà comparire davanti ai giudici della 11ª sezione penale del Tribunale di Napoli. In realtà, secondo quanto accertato, le imbarcazioni non sarebbero mai state noleggiate ma sempre usate dall'ex calciatore e dalla famiglia per fini personali. Affidandosi alla società, però, Cannavaro avrebbe evitato di pagare le tasse e le accise sul carburante. L'ex calciatore si è sempre detto estraneo alla vicenda e, difeso dall'avvocato Luigi Petrillo, promette battaglia. Nel 2014 gli erano stati sequestrati conti correnti per 900.000 euro, ma stando a quanto emerso finora, riesame e Cassazione hanno annullato il sequestro firmato dal GIP, restituendogli 800.000 euro.